È emerso oggi come primo punto durante questa commissione, che era anche il mio obiettivo, che non si è corso alcun pericolo per la salute pubblica. C'è stato subito il sistema che va in azione quando c'è qualcosa di particolare che si rileva nelle acque. Le sonde hanno subito funzionato e hanno messo a scarico l'acqua. Un'acqua che si è chiarito oggi era torbida, vanno capite le cause, appunto, ma non era un'acqua pericolosa. E appunto ci saranno, come si è specificato oggi durante la commissione, delle azioni di indagine che nei prossimi giorni verranno messe in campo. Nelle prossime ore è prevista appunto la riapertura dell'autostrada, tranne imprevisti. Terzo aspetto, bisogna capire e comprendere bene come bisogna procedere. Anche questo, durante la commissione è emersa una cosa sicuramente singolare, una questione sicuramente singolare, che coesiste un equilibrio molto delicato, come qualcuno aveva preannunciato sotto il nostro gran sasso, quindi valutare l'opportunità o meno di operare in una certa maniera. Da una parte c'è appunto la norma che impone una scelta diversa di captazione delle acque rispetto a quella che c'è oggi, dall'altra parte c'è la delicatezza nell'intervenire in un equilibrio così precario. Quindi capite che il tema è molto complesso, vigileremo dando appunto garanzie per i cittadini il più possibile, studiando le carte, approfondendo e aprendo interlocuzioni che ci saranno anche nelle prossime sedute, perché la commissione di fatto è aggiornata. Oggi c'è stato il primo giro autorevole di audizioni, quindi continueremo con questo lavoro molto delicato e complesso, ma soprattutto per far sì che emerga la verità, onde evitare di creare appunto confusione in una materia già molto complessa e difficile da spiegare e analizzare.